Cosa ci aspettiamo quest'anno da questo Rimini? Cosa ci aspettiamo è una domanda da 100.000 euro, perché per il momento non ha dato dei grandi risultati. Speriamo nei momenti migliori e divertirci e salvarci, che cosa molto difficile, anche perché 9 squadre sappiamo che vanno via, pertanto sarà bello fino in fondo il campionato per noi. E Diosio cosa pensa? Diosio non lo so, io so che ha le referenze buone sul Bellaria, ci sono state, è una persona seria, i giocatori so che gli vogliono molto bene e quindi ci leghiamo lui per fare dei buoni risultati. Tanti giocatori nuovi, cioè non ne conosco nessuno, quindi per me va bene tutto. Adesso cominciamo a giudicarli da oggi e poi in campionato. Quali sono i giocatori buoni di questo Rimini? Io veramente non conosco ancora bene i giocatori, la prima partita che vedo, mi sembrano i ragazzi bravi, buoni, quindi speriamo bene, non li conosco. E del mercato del Rimini di quest'anno che cosa ne pensi? Penso che noi vorremmo sempre giocatori fortissimi, però purtroppo la situazione è un po' così e quindi va bene, ha provato questi giovani, ma mi sembrano bravi comunque. Io ho visto il primo tempo, interessante, quindi sono contento, speriamo, sono fiducioso, speriamo bene. E della nuova guida tecnica invece? Il mister è una persona che secondo me ha esperienza. Insomma, un giocatore come lui ha calcato campi importanti, quindi mi sembra che vada tutto bene per il momento, speriamo bene. Come è andato il precampionato del Rimini quest'anno rispetto all'anno scorso? Io ho fiducia. L'anno scorso il mio amico Lorenzo delle reti, ho assistito tutto il precampionato e lui mi disse: Catole, quest'anno ci divertiamo, lui è lì, lo può dire. Io gli ho detto: quest'anno patiamo, e di fatto impatì a stufo. E quest'anno sono convinto, sono fiducioso. Il mercato del Rimini com'è andato però? Ne riparleremo più avanti. No, ma dobbiamo accontentarci a quel che passa il convento. Grazie. Solo che ormai abbiamo fatto i cappelli bianchi e non li abbiamo più da allora, da quando venivo là a vedere la partita, che c'era la terra, non la tribuna. Purtroppo i tempi sono questi. Com'è andato il mercato del Rimini quest'anno? C'è stato? Non me ne sono accorto. C'è stato il mercato, no, è vero, mi sembra che siano tanti, no, quelli di quest'anno, i nuovi giocatori, insomma, ho visto che sono una trentina, quindi è un mercatone, insomma. È stato un mercatone, sono arrivati anche un po' di giocatori interessanti, oltre a tanti giovani, c'è Fale, c'è Nicastro. Ho visto l'11, quello che ha segnato del Sole, è interessante, mi sembra. E poi il 3, mi sembra che corra, adesso Sereni, io i nomi chiaramente li devo ancora imparare, tutti da imparare. Prometto che per l'8, per il 7 o l'8 sarò preparato. Dopo ti interroghiamo, quindi mi raccomando. E invece dell'allenatore Osio cosa pensano i tifosi? Ma la differenza, diciamo, tra lui ed Angelo, che D'Angelo è sempre in piedi, agitatissimo, Osio invece occupa due panchine perché si allunga le gambe, vedo che sta molto tranquillo, quindi si vede o non gli interessa la Coppa Italia o rischia la tachicardia, quindi è tranquillo. Sì, è decisamente più calmo. Il caso Morga invece? Mi dispiace perché chiaramente è un ragazzo che ha firmato un contratto, chiaramente pensa di dover avere il diritto a giocare, però se la società nel caso veramente non è in grado di supportare, diciamo, la parte economica, e se a lui arrivano delle offerte, forse è il caso di accettarle. Il campionato è alle porte, come ci stiamo preparando quest'anno per la stagione? Ma ci stiamo preparando noi tifosi? Noi tifosi siamo carichi al 100%, aspettiamo questa partita di oggi per vedere, cioè, il primo impatto con la realtà del Rimini di quest'anno, e poi dopo, quando comincerà il campionato, vedremo come ci si comporta. Ancora non possiamo dare giudizi, onestamente io non li ho ancora visti impegnati, quindi è fatica. Ci sono tanti giocatori nuovi e nuova anche parte della società dirigenziale, vi siete già fatto un'idea? No, adesso vedremo come si comportano andando avanti, vedremo come hanno operato sul mercato, se questo gruppo di ragazzi che hanno portato, oltre ai vecchi che sono rimasti, sono veramente ragazzi che hanno un certo valore su un campionato di C2, per cui vedremo in seguito cosa puoi dire di più concreto. Vorrei anche un'opinione sul caso Morga.
il caso Morga, io sinceramente a questi livelli farei di tutto per tenerlo, perché è un ragazzo che è molto disponibile a giocare per la squadra, fa del movimento e credo che possa andare benissimo in sintonia con le indicazioni del mister Osio. Voglio un parere su tutti i nuovi giocatori del Rimini. Giocatori del Rimini ancora purtroppo non è che li conosciamo molto, però a vedere questo primo tempo sembra che siano dei buoni giocatori, poi speriamo che migliorino sempre di più. Però non so se il Forlì oggi è all'altezza del Rimini, perché mi sembra che giocano molti giovani, però insomma il Rimini, questa squadra secondo me ci farà divertire, anche senza i Taddei, i Morga forse. I Morga forse? Cosa pensano i tifosi del caso Morga? Ah, non ne ho idea, sinceramente non lo so, però se Amatti avesse voglia di tenerlo a noi si farebbe molto comodo, anche se Falle e Nicastro sono ottimi giocatori, giovani e vogliosi di far bene. Il passaggio da Luca D'Angelo a Marco Osio. È una domanda difficile per me. A me D'Angelo non mi è mai piaciuto per il modo di giocare. Non... Osio adesso è ancora tutto da scoprire, però le idee sembrano che siano ottime. Poi 3 in difesa o 4 non lo so. Però da vedere da oggi mi sembra insomma che la squadra che faccia bene. Poi il redivivo Baldassi sembra che sicuramente con D'Angelo avrebbe fatto il terzino anche oggi. Parliamo un po' del caso Morga. Se ne va, resta, i tifosi cosa vorrebbero? Ma io penso che Morgan, loro hanno puntato su di lui e quindi cercano di farlo staccare, che trovi qualche squadra prima che finisca il mercato. Poi eventualmente, se non riesce a casarsi, io penso che lo adopereranno, no? Perché noi serve, non è chiaro che serve. E di Osio che cosa ne pensiamo invece? Di Osio è per me un bravo allenatore, uno che sa tenere il pubblico, sa farsi volere bene dai giocatori, e vuol dire molto questo. Sarà una stagione difficilissima per il Rimini, ci sono 9 retrocessioni, come la vedono i tifosi? Io vedo molto difficile il nostro campionato, perché diciamo, dobbiamo lottare con 8 squadre, una per i playoff, ma penso che 8 squadre sono ben attrezzate le altre, quindi io qualcosa farei.